E ci siamo, ultimo appuntamento 2020, siamo qui con Francesco Greco per commentare quella che è l'ultima gara della stagione, una stagione difficile, ma alla fine l'abbiamo portata a termine, no Francesco? Ciao Raffaele, ciao a tutti. Sì, assolutamente, come dico sempre, siamo molto contenti, nonostante il meteo avverso, no? Per questo weekend di ottobre, ci ha graziato, alla fine siamo riusciti, sembra che siamo riusciti a A portarlo a portarla a casa. casa, no? Giustamente ci voleva la ciliegina sulla torta per chiudere un anno difficile, ci mancava anche che il tempo non fosse proprio amico. Stagione che chiude qualche titolo già assegnato, qualcuno da assegnare. Abbiamo nella leggenda e nella potente, appunto, già due campioni alla vigilia. Tra l'altro, Pino Vocature nella potente, appunto, ha portato a casa il risultato con una gara di anticipo e si presenta qui con una moto assolutamente particolare e stupenda. Sì, ha tirato fuori il suo bellissimo testa stretta 998, che è sempre, lo sappiamo, la storia del motociclismo, no? Di Ducati, è una moto eccezionale, nel mentre la sua Panigale sta facendo qualche ritocchino. Eh sì, d'altronde Pino non si accontenta mai. Marco Dall'Aglio, altro pilota che si presenta già col titolo in tasca, mentre per quanto riguarda la leggera e la leggenda, parliamo, la leggenda, scusate, la leggera e la veloce, abbiamo ancora un po' di suspense, ma la risolveremo in questo weekend. Allora, buona visione per quanto riguarda questa ultima tappa 2020. Buonasera a tutti, siamo qui per l'ultimo appuntamento dei trofei Motoestate e appunto anche della battaglia dei bicilindrici, la BDB. Siamo a Cervesina, in provincia di Pavia, e stiamo aspettando di fare la Q2 e questo, cioè, siamo dal punto di vista meteorologico un po' instabili. Ora cominciamo subito con i partecipanti e abbiamo qui con noi Ivano Pigliacelli. Vieni Ivano. Allora, come sta Ivano? Come è andata? Come Bene, sono bene, per andate? fortuna. Per Come è andata la qualifica? Che il ci momento dici? Per bene. il Dai, momento bene, la moto vediamo come ti trovi? la moto va bene, abbiamo dovuto fare delle modifiche, vorremmo provarla, tempo permettendo, al secondo turno di qualifica. Ricordiamo che mi pare sei per ora pole Per provvisoria. il momento sì, Pole provvisoria con poi tocca aspettare. 1,23 Netti. netti, che è un ottimo tempo con la sua Ducati preparata da BRT. E adesso quindi proverai la Proveremo. rapportatura. Proverete la. Abbiamo cambiato rapporti, abbiamo alzato dietro, Quindi abbiamo magari dato. si riesce a scendere di qualche. Io vorrei scendere, speriamo di riuscirci almeno. Bene, L'intento è è quello. sempre un piacere averti qua perché Piacere è conosciamo sempre mio. il tuo talento e speriamo ovviamente sempre anche nel divertimento e insomma nella visibilità che porta anche i trofei Motoestate e la BDB, no? Certamente, è sempre un campionato bello sia da partecipare che da vedere, da Grazie, seguire. ci impegniamo il più Grazie a voi. possibile per far sì che sia bello per tutti. Grazie Grazie. ancora. Ciao Ivano. Ciao. Sandro, che ci dici che per te, innanzitutto benvenuto, siamo molto contenti di Grazie. averti qui. Che ci dici per questa pista che non, insomma, non ci hai mai girato, no, a Cervesina? No, mai vista. Mai vista? Com'è andata? Tosta. Tosta. Bene, ci possiamo lamentare. Per essere la prima volta, sei stato Sì. pure con gente di Sì. Che tempi discretamente fanno bei validi, tempi. con gente che ha già girato qui, no? Sì, stavo vicino a Roma che insomma un po' di Piero. battistrato mi ha dato Ok. anche tra virgolette una mano così perché questa è la Ok, prima ok, ok. Hai volta. fatto modifiche? Ora siamo in attesa. Hai fatto Sì, modifiche? ho smollato, quello sì, qualche giro di molla, davanti abbiamo allentato perché purtroppo è molto ondulata la pista. Sì, perché qui lo sappiamo, corrono, lo ricordiamo anche le macchine, quindi quelle portano, lo Sì, sappiamo. però ci adattiamo a tutto. Ma sì, Va bene. benissimo, no? L'importante è divertirsi, no? Sì, Lo continuiamo a quello è il dire. primo scopo. Esatto, va Anche perché non benissimo. ci pagano, per cui. Eh no, non ci pagano. Esatto, quindi è un divertimento. Qui, come diciamo sempre con Pino, che adesso andiamo a intervistare, cioè qui uno sta spendendo soldi, quindi è È giusto giusto che che. si diverta. Esatto, perché se no, se non ti diverti neanche, non c'ha Speriamo più in quello che è stato molto senso. a fare. Grazie, Ok, grazie grazie a Sandro. voi. A troppo, a dopo. È la seconda volta che vedo la pista, ero convinto di prendere schiaffoni, non pensavo di prenderne così tanti. Esagerato che sei, non No, ho è vero? girato un po' più piano di quello che prevedevo.
Okay. Adesso vediamo il turno successivo, se non piove, se riesco a togliere ancora un secondo e qualcosa. Stavamo parlando con altri ragazzi e è un po' più lenta del normale questa pista oggi. Sì, anche con Andrea, eccetera, dicevano anche un secondo più lento si sta girando rispetto allo standard. Sarà la temperatura, sarà il gommaggio, no, del circuito. Ma non lo so, io sono stato qua 2 anni fa e ho fatto qualche turnetto così, ma niente di importante. Okay. E mi sembra che fosse girato un po' più veloce. Okay. Strano, ma vero. Tu sei una leggenda, lo ricordiamo con la tua 744, che comunque si comporta egregiamente, no? Sì, la moto non c'è niente da dire, il pilota che comunque scarseggia parecchio. Ok. Specie qui che non, purtroppo sai cos'è, se non conosci, ogni volta che entri togli dei secondi, però certo, è dovuto venire la settimana scorsa, come hanno fatto tanti. Divertimento? Divertimento sì, l'ambiente è sempre buono, solito, abbiamo il presidente sempre lo stesso. Esagerato. Grazie Ezio di averti qua, sempre con noi, sempre con una grandissima passione. Ogni tanto porto qualcuno nuovo. Beh, cavolo, direi che insomma è un'ottima collaborazione, no? Tra team, lo dico sempre, tra team che collaborano, insomma, servono anche questi aspetti. Poi le Moto 2 sono sempre molto belle da vedere e vanno anche forte, perché lo sappiamo, no? Ci abbiamo Pierino che viaggia, come si suol dire. Basta darci il gas. Quello è vero, è vero. Basta darci tanto gas. Grazie Ezio. Prego. Ciao. Ciao. New entry, speriamo la sua prima gara, insomma, speriamo che il divertimento sia al massimo per lui, ma sappiamo sicuramente di sì, anche se il meteo è incerto, purtroppo ti ha detto male. Davide Rossi, la prima gara, no? Raccontaci sì, questa esperienza. Gara. Quello che ti bella viene. Bella esperienza, come prima gara, per provare, vedere com'è l'ambiente. Esatto, a Cervesina avevi mai girato? Sì, ho girato, ma... diciamo che oggi continuo a girare con i miei tempi, devo migliorarmi, vedo di migliorare. Devi fare lo switch racing. Sì, ecco, perché io sto... La giornata, ho sempre fatto prove libere, adesso devo fare lo switch per... La moto funziona bene, tu fai sempre prove libere con questa qui, sì, immagino. Sì, sempre con questa, solo che oggi è la prima volta, forse magari un po' l'emozione. Magari. Bene, sei il nostro rookies per questa tappa della BDB, siamo contenti di averti qui. Grazie. E speriamo che appunto puoi anche migliorare, no? Perché, speriamo, perché... Questo quello davanti ci sei te, il presidente. Io so, esatto, sì, sono con una moto nuova, poi me la faccio da solo in intervista. Comunque, no, spero, insomma, pensa sempre al divertimento, esatto, e a prendere quello che sì, ti viene, perché sì, la prima gara, esatto, è comunque la griglia di partenza, insomma. Anzi, domani danno pure pioggia, quindi vediamo un po' che così succede. Faccio tutto il contorno. Siete di rain? Siete forniti di rain? Tutto a posto? Sì, tutto a posto. No, com'è? Sì, ti immagini, dicevi, no, ce ne andiamo. Bellissimo. No. Grazie Davide, veramente un onore averti Dario. Qua. Scusami Dario, il presidente fa sempre i casini. Ciao. Grazie. Ciao. Leonardo Piergiovanni, immancabile presenza ormai nella BDB, lo ricordiamo sempre dal 2019, ormai ci segue, ci crede sempre. Vediamo da fuori un bellissimo miglioramento che sta portando con la sua Ducati Panigale nella potente. Leonardo, che cosa ci dici? Come sono andate la qualifica 1? Nonostante il tempo incerto, ora vediamo la 2. La Q1 è andata abbastanza benino, sto migliorando il circuito nuovo, sto imparando traiettorie e quindi un pochino di difficoltà. Spero nella Q2 di migliorare e di portare avanti, diciamo, in posizione la motocicletta. Del circuito che ne pensi? Ti piace? Come sono queste circuito, curve? Circuito questa mattina nelle prove libere, diciamo, era un po' difficile, però adesso piano piano mi sto divertendo, mi sto sciogliendo, okay, esatto. È tutta esperienza che sì, portiamo certamente. Che porti a casa, il divertimento deve essere sempre in assolutamente il divertimento primis. La moto va bene, è il cavaliere che si deve ancora adattare bene a queste manifestazioni, però quando lo giri comunque in buono ruota passi, perché t'ho visto prima, che miseria, io sto con un'altra moto sulle curve che è un pochino, comunque piano. Piacerissimo averti qua. Piacere mio. Grazie veramente tanto di supportarci, perché lo ricordiamo, lui è anche uno dei saponettari, no? I saponettari sono un gruppo grande e quindi insomma sta sempre in pole position con la passione, questa è la cosa che conta di più. Grazie. Certamente. Ciao. Intervista secca, Sbronzinator, eccoci qua, teniamo il distanziamento. Esatto. Come è andata questa Q1? Tempo incerto, che ci dici? Come ti trovi dallo scorso anno?
Che cosa è cambiato? Così devi andare perché è device qua. Device, esatto. Dai. Allora, ciao a tutti. E allora, la Q1 è andata abbastanza bene, e abbiamo rifatto lo stesso tempo dell'anno scorso, quindi si poteva fare meglio come al solito, però non è stato così. E vediamo domani come sarà il tempo, perché la Q2 non la vedo in miglioramento. Di solito quando è il pomeriggio così tardi è molto difficile. Vediamo domani. Domani ci sarà l'acqua quasi sicuramente. Vediamo con le rain come ci comportiamo. Ammorbidiamo un po' le moto. Vediamo cosa fare, dai. Ma il divertimento invece com'è? Sempre in pole. Lo stavo dicendo prima con l'amico Leo, Saponettaro Leo. Il divertimento? Il divertimento è sempre al top, ragazzi. Cioè, la BDB, meglio di così, non si può fare. Lo vogliamo ricordare. Chi c'ha un bicilindrico? Esatto. Facciamo la sera, facciamo una cenetta, sempre col distanziamento. Comunque siamo belli attrezzati e ci divertiamo tutti insieme. Siamo una famiglia. Bellissimo, grazie Fabio. Ciao ragazzi. Massimiliano Porta, eccoci qua, intervista brucia secca così. Scusate l'introduzione, che ci vuoi raccontare? Com'è andata? Vieni bene, fuori. Bene, 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 bene. Com'è andata? Bene, raccontaci bene, un bene. Po'. Niente, stiamo imparando sia la pista che come sempre a conoscere la nuova moto. Abbiamo fatto le modifiche con Gianluca della BRT sul davanti, dobbiamo migliorare il posteriore. Bene, adesso vediamo la Q2, poi io, come sai, miglioro turno per turno. Ogni turno un secondo, sì, no? due. Adesso stiamo arrivando ai 2 secondi, quindi speriamo di rosicchiare qualcosa. L'anno scorso, scusa se ti interrompo, hai già girato qua. L'anno scorso era completamente diversa la moto. Non rispetto aveva la allo scorso anno? Completamente diversa, è molto molto meglio questa qua, molto meglio. Okay. Molto. La pista è un pochino più rovinata dello scorso anno, però adesso abbiamo fatto quel saltino che mi sta permettendo comunque di migliorare. Vediamo nella Q2 e poi domani, tempo permettendo, perché sì, le previsioni non sono delle migliori. Vogliamo ricordarlo sempre, il grandissimo Massimo Porta raggiunge ogni volta i nostri eventi dalla Sardegna, quindi per lui la trasferta è sempre un giorno e mezzo in più. Questa volta. Però è lui l'espertissimo anche dal punto di vista del gran gas culinario, quindi alla fine andiamo sempre a parare là. Sempre là, è che sempre cosa, là. Che cosa ci vuoi raccontare, se ti va di dire qualcosa, se no ci vediamo dopo col boccone, col sorcio in bocca, come sì, si può sì, dire. Sì, sicuramente, ma mi dispiace che sia l'ultima. Lo so. Ti dico la verità, spero di che ci sia nuovamente il trofeo l'anno prossimo, certo, e di poter partecipare, perché comunque è una bellissima gran famiglia, io mi trovo benissimo con tutti, sono... penso e spero apprezzato un po' da tutti per quello che sono, non per tutti, Massimo, non, infatti, non c'è bisogno neanche di dirlo. Poi divertimento. Sì, io mi diverto, stare insieme tra gli amici è la cosa più bella, sì, che c'è. Noi ormai ci vediamo praticamente solo in questi eventi. Sì, però ad esempio ci sentiamo appunto con la chat, mi sento con i ragazzi di Mirandola che cioè anche oggi Ivan si è smacinato un bel po' di ore di autostrada per venire. Una bella mano. Una mano, sì, sì. Una mano che serve. Sì, sì. Sono venuto con un amico dalla Sardegna, perché comunque è viaggiare in due. Veramente non ho parole ogni volta di vederti qui, per me è no, un onore. Anche per me. Il cuore. Ma anche rivedere loro. Sì, loro, è bello. Tutta è l'organizzazione. Bello, tutte persone fantastiche, anche voi e tutti quanti. Grazie ancora. Grazie Massimo, a voi. Ci vediamo dopo. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Con Pino Vocaturi, che ha deciso di correre con un altro mezzo. Raccontaci un po' questa cosa. Allora, abbiamo tirato fuori il 996. Tanta roba. Tanta roba. Moto di 25 anni, una 25enne. Perché a sto giro volevo uscire con una 25enne. Allora ho detto esco con la 25enne. Con la 25enne? No, dai, 25enne è fatta bene. Come si comporta sta 25enne? Si comporta... Su Cervesina, che è un po' ondulata, no? Mamma mia, ragazzi. Vabbè, lasciamo stare. Comunque va bene, dai. Come lasciamo stare, dai? Ci sono sempre più, ci sono sempre più buche qua dentro, però dai, la pista non è male, tutto sommato non è male. Beh, c'ha queste curve, io lo dico ogni volta, curve a raggio variabile, bello, che sono molto particolari. Sono molto, no, carine, sì, sì. No, poi è bello il rettilineo col curvone di inserimento. C'ha tante cose carucce, dai, adesso che l'allungano poi magari rifaranno il manto, boh, non lo può so. Può essere, speriamo, ce lo auguriamo, magari per comunque il prossimo adesso anno. Abbiamo accorciato i rapporti, perché prima tiravo solo la quarta sul rettilineo. Quanto fa sta bestiolina? Poco. 2.30, 2.20. Non sono arrivato a 2.30, infatti è poco. Perché dovrebbe con la 959 qua ho fatto 2.40 e con la 1299 ho fatto 2.64. Bene. Perciò secondo me non va, ma è un problema di rapportatura. Che dici, piove?
Allora, secondo me più tardi sì. Non per la Q2, ci grazia. Non lo so. Ti dico cosa succederà. Dai. Che ci mettiamo il casco, entriamo e attacca a piovere. Top. Speriamo di no, dai. Lo fa. Vino, comunque, sarebbe un piacere vederti qua. Oh, tante belle cose, mi raccomando. Salutaci Mardok. Ci baciamo. Salutiamo Mardok, mi raccomando, Marco. Ci pensa, mi ha scritto prima. Grande Marco. Doveva venire a trovarci, però non sta bene. È un problema. Marco, non sta bene. Dai, che torni presto, Marco, lo sappiamo. Dai. Ciao Marco, ciao. Poi tocca anche a me. Allora, che dire, io dopo il lancio di Varano abbiamo deciso con i meccanici BRT di provare un nuovo mezzo che avevano appunto di facile allestimento, anche di facile guida. Questa splendido 796 a raffreddata d'aria, ho fatto un cambio di categoria, ora sono nella leggera, su ciclistica 916, una moto splendida, con i cerchi leggeri va molto bene. Speravo di andare un pochettino meglio, però mi sono comunque divertito, mi sto divertendo, va benissimo così, e vediamo un po' la Q2 che cosa succede, e come prassi facciamo fare una chiusura al Vernarelli, perché tra poco entriamo. Vernarelli, da prassi che porta bene, non stravolgiamo le cose, facci la chiusura finale. Buon mix a tutti, buon mix a tutti da Cervesina, posto particolare, definiamolo così, il tempo è plumbeo, ma noi siamo qui nel BDB Village, fantasticamente organizzato anche con Covid, che quindi ovviamente ha le sue complicazioni. E personalmente ringrazio il team, il Motoclub, che ha permesso l'upgrade con la Panigale 1200, moto molto impegnativa, con la quale Mix piano piano sta facendo, come dire, sempre piccoli passi in avanti. E ragazzi, dovete venire nella BDB, è qui, cioè, che state a fare dentro la BDB? Mix, me ne va. Tutto pronto per la griglia di partenza della BDB e Supermono qui al Tazio Nuvolari. Dopo aver ascoltato dalla viva voce dei protagonisti quanto accaduto in qualifica, è il momento di vederli uno per uno. Ivano Pigliacelli, numero 18, porta colori della BRT Prototipi, ha colto la pole position assoluta. Accanto a lui, altro porta colori del BRT, Pino Vocatori, già campione tra l'altro della potente con la sua numero 65. Chiude la prima fila Raimondi con un super mono. Seconda fila apre Marco Dall'Aglio e Tim Moretti, quindi Piero Roma, Rosbock Team numero 31 e Rovelli numero 821 in sesta posizione. Apre la terza fila Sandro Gian Giacomo, il romano sempre in forza al BRT Prototipi, torna alle corse e guadagna un'ottima posizione. Accanto a lui Samuele De Marco col 55, quindi ancora un supermono, quello di Scagnetti il numero 35. Quarta fila apre quello che è in lizza, il pilota che è in lizza per il titolo nella veloce, Fabio Bernardi il numero 70. Accanto a lui Nostini il numero 24 e quindi col supermono numero 13 Colombi. Apre la quinta fila Francesco Vernarelli numero 27, compagno di scuderia di Bernardi per i Saponettari, quindi col 507 Maiola, e chiude la quinta fila Scassa col numero 4. Apre la sesta un'Aprilia, quella numero 231 di Ceci, quindi il supermono di Morri numero 14 e quello numero 34 di Lazzarini. Settima fila apre Gualandi numero 8, quindi Ezio Rosbock, il piemontese targato numero 1, team manager, pilota e meccanico. Quest'oggi ancora una volta si presenta più veloce che mai con la sua Rosmoto, ha preceduto il supermono numero 88 di Frey. Ottava fila la apre col numero 9, ancora un saponettaro, Francesco Greco 1.32.826 con la numero 9, quindi Dario Rossi numero 67 1.33.860 per lui. Ancora velocissimo a chiudere l'ottava fila il sardo Massimiliano Porta numero 69 col crono di 1.35.300, quindi nona in un crescendo di prestazioni con la numero 664 Leonardo Piergiovanni 1.38.856, e quindi è il momento ora di dare il via, semaforo pronto e a brevissimo gli 11 giri che ci separano dall'ultima bandiera a scacchi di questo 2020. E ci siamo, vanno riprendendo in questo momento posizione sulla griglia di partenza. Francesco, gara
fortunatamente il tempo è retto, quindi se non altro chiudiamo in bellezza questo 2020. Ci siamo, bel griglione, è stato per motivi tecnici, no? Compattato per permettere a tutti i piloti presenti all'evento, no? Di partire, sì, purtroppo è noi, ma voi un po' appunto per il clima che minacciava tempesta in questo weekend qui al Tazzino Volari, voi appunto per tutta una serie di situazioni, l'organizzazione ha fatto sì che si corresse tutti insieme, quindi per comunque l'unica freddo, volta in questo 2020. Vento e freddo, lo ricordo, è stato un weekend freddo, vento e freddo. Comincia a essere decisamente un periodo non favorevole, attenzione perché la bandiera verde va scorrendo alle spalle dello schieramento, è il momento l'ultima della partenza, l'ultimo terremoto. Tutto pronto, partiti. Efficace come al solito Marco Dall'Aglio alle sue spalle, vediamo prontissimo rispondere comunque Piano Pigliacelli alla prima staccata e subito avanti Marco partiva dalla seconda fila come al solito velocissimo l'alfiere del Timoretti, partito fortissimo, vediamo qua subito, questi sono dei momenti proprio salienti, no? Quelli dove si decide anche un pochettino tutto nelle prime curve, no? Vediamo Ivano come gli è alle calcagna, anche Vocaturi e tutto, attenzione, ci prova subito, prova Ivano, vediamo un po'. Vediamo un po' come il taglio. La quarta curva. Enzie! Vocaturi, piccola sbandata per lui. Monoruota. Vocaturi, però, ha perso una posizione perché chiaramente vediamo ora Bernardi che rimane attaccato appunto a Gian Giacomo e a tutti quanti. Intanto ecco Pigliacelli che tenta l'aggancio nei confronti di Marco Dall'Aglio. Bello. Ho intervistato anche la carena di Sandro Gian Giacomo. Sì, attenzione come gli si... In questo momento chiude la porta. Sì, chiude la porta. Vabbè, Dall'Aglio comunque ha un'esperienza esagerata, però Ivano non è da meno. Sono due categorie differenti, però vediamo... Gli si affianca. Ingresso deciso, ma non c'è niente a fare, in staccata Marco efficace, sì. Se appunto è una fase di studio in questo momento per Ivano, siamo ancora alle prime curve, probabilmente sta cercando di capire alle spalle, ecco adesso sicuramente Cervelli. Ecco appunto Rovelli è dietro molto probabilmente col suo panigale adesso, ecco appunto è passato a vento, proprio è arrivato velocissimo Timburzi, se non sbaglio. Sì, Timburzi, Nicolas, una bella scoperta questa. Assolutamente, lui viene dalla salita e tutto l'anno che mi dice Francesco sono proprio contento di questo campionato, però hai visto come staccata gli sbandiera un pochettino, comunque ha una moto, una bella moto. Bella moto, preparata bene, certo che non per suo merito, non è per la moto, ma lì dietro c'è Ivano. Ivano è veramente, sicuramente fa un altro lavoro, adesso vediamo quando riproverà l'attacco, penso che lo farà prima del rettilineo, perché ecco forse lo fa adesso. Staccatona di Ivano in questo momento, no. niente. Rovelli, devo dire. La guida ce l'ha Nicolas, quindi ce l'ha, la moto c'è, chiaramente ripeto sono due categorie differenti, ma l'ha passato adesso, passato. Quindi ha capito all'interno non riusciva, è passato in questo momento in quadratura per Gian Giacomo, sì. Gian Giacomo diciamo ha recuperato posizione, sesto in questo momento alle spalle del supermono di Raimondi, sì, Vocaturi quarta piazza, Rovelli in terza, appunto passata, e c'è un recupero anche da parte di Fabio Bernardi, dalla decima posizione è passato in settima. Fabio ce l'abbiamo lì davanti, Fabio tra l'altro davanti appunto a Raimondi, ecco vediamo Gian Giacomo come passa il supermono, ovviamente c'è più motore. Ivano tra l'altro intanto nel frattempo ha passato Rovelli, cioè l'aveva passato prima, ma non si è fatto ripassare, esatto, da Nicolas. Per quanto riguarda Sandro Giacomo stavolta Popolino è più fermo. Tra l'altro sì, oh Greco, ma che te fai di? Mi ha detto no, io gli voglio bene, non era assolutamente un'offesa, non voleva esserlo, quindi sicuramente c'era un problema tecnico lì che ha portato, intanto vediamo che Ivano si porta dei metri, si allunga, stanno allungando, dicevo si porta un passaggio di Fabio in quinta, sesta Gian Giacomo, Raimondi settima, eccolo Gian Giacomo dietro a Fabio, e che stanno andando forte, attenzione chiusura del sterzo per Gian Giacomo, è caduto, purtroppo è caduto Gian Giacomo, vediamo il replay, è entrato fortissimo qui, sì, infatti chiusura secca lì, tra l'altro è un punto un po' maledetto di Cervesina perché ci sono dei piccoli avvallamenti in quel punto lì, comunque speriamo che insomma non sia ok il pilota, intanto qua vediamo dietro Raffaele, sì c'è Dario Rossi, uno dei piloti che partiva dalla file diciamo direttamente alle spalle dei primissimi, comporta
vediamo un po'. Duello fra i due. Porta, attenzione, un bel sorpassone su porta. Sì. Un bel sorpassone su porta di Rossi sulla parte veloce. Perde un po' di terreno in questo momento Massimiliano. Sì, se sembra quasi addirittura che aveva qualche problema. Tanto Ivano, vabbè, si è ovviamente nonostante stia portato avanti, un po' avanti. Tempo, però esatto, stacca con una violenza inaudita, continua a portare appunto la sua BRT prototipi al massimo, non molla di un centimetro. E credo che ormai siamo sul livello di qualche secondo di vantaggio. Sì. Diciamo appunto per quanto riguarda il passaggio, Rovelli alle sue spalle, Dall'Aglio, quindi duello in corso fra Rovelli e Dall'Aglio, Pocaturi inviato in quarta posizione, pronto sicuramente ad entrare, Bernardi quinto, Raimondi, Roma e Bernarelli, chiaramente in virtù dell'uscita di scena di Gian Giacomo guadagna una posizione. Roma è un po' in difficoltà, quinto fino a... Ecco Bernardi, allora... sì, Roma è, riscossa, cioè, perché, insomma, è dietro Bernardi e qui davanti a Bernardi vediamo Vocaturi, no? Sì. Abbiamo Vocaturi e Dall'Aglio e Rovelli. Scarichi stupendi. No? Sì, bellissimo, anche Fabio è rimasto comunque attaccato al gruppettone qui degli inseguitori, no? Di Ivano, quindi un bellissimo salto esponenziale ha fatto Fabio durante quest'anno, perché con la sua 999 esatto, intanto abbiamo visto come Dall'Aglio provava Piero Roma subito attaccato e poi c'hanno un super mono dietro attaccato, diciamo, e beh, qui i secondi cominciano a essere importanti. Sì, ormai siamo quasi alla prima metà di gara e decisamente, però vedi il gruppettone dietro Ivano come è rimasto compatto, questo è bello perché ci saranno sicuramente delle andranno in bagarre tra di loro. Intanto Ivano nessun conto nel frattempo, sì, da parte di Fabio Bernardi per quanto riguarda il trofeo, perché comunque se lo sta giocando, sì, potrebbe amministrare, invece vuole assolutamente andare a fare qualcosa di più anche in situazione di classifica assoluta di quest'oggi. Indubbiamente sì, rimane lì anche se davanti a lui non ha nessuno della diretto della sua categoria, quindi attualmente è il primo della sua categoria e tiene posizione lì. Tiene posizione, ma vuole evidentemente andare a disturbare anche gli altri. Ecco Ezio, nel frattempo parliamo appunto del pilota piemontese meccanico, sorpasso per su lui. Ceci, sorpasso su Ceci che molto probabilmente ha rallentato un po'. Sì, ha rallentato come a far sintomo che c'è qualche cosa che non va. Adesso vediamo se ci saranno altre inquadrature. Ivano, scienza nei cambi di direzione paurosa proprio, più che mai Ivano Figliacelli continua la sua corsa in solitaria alle sue spalle, nel frattempo qui stiamo arrivando verso Pier Giovanni che si sta facendo la sua gara un po' arretrato, ma però ecco mano a mano sta crescendo. Nel frattempo ecco Greco contro Ceci. Allora, bel duello Ducati contro Aprilia in questo momento. Sì, anche se ti dirò, Ceci indubbiamente ha qualche problema. Si vede perché nelle curve non è incisivo come ci ha abituato a far vedere, in effetti. Sì, c'è qualche cosa che non va. Rallenta vistosamente. Sì. Però non è incisivo più che mai, vediamo un po', magari ci potremo avere qualche notizia in più per quanto riguarda la situazione di Ceci. E parliamo di posizioni direttamente a ridosso dei primissimi, lì davanti Pigliacello, Dall'Aglio, Vocaturi. Nel frattempo Vocaturi ha avuto ragione di Rovelli, un Rovelli che passa le partenze in quinta posizione. Slow motion delle partenze, partenza di Dario Rossi, la sua prima partenza, lo vogliamo dire, della sua vita, insomma, la prima partenza della sua vita, perché lui era rookies. È andato forte, quindi apre in chiusura di stagione Dario Rossi e apre alla grande, perché comunque bella la sua partenza, ha recuperato qualche cosina e soprattutto vede davanti a sé un bel gruppone di piloti bellissimo, infatti guarda com'è il serpentone, serpentone è bello e comunque riesce a rimanere, diciamo, abbastanza attaccato comunque a loro. Ecco, vediamo da Ezio invece, da Ezio, la leggenda.
si è difeso bene Ezio quest'anno, nella genere, devo dire che... Sì, sì, ha fatto anche lui comunque la sua sporca figura, no? Con questa sua moto molto performante, quindi... Leggera, veloce, sì. D'altronde è una delle leggera moto... nella leggenda, però. Sì, sì, leggera, detto così sembra... guarda che bella bagarre qua c'è stata all'inizio, quasi le famose sportellate si danno, quindi... bello, poi super, c'è da dire Supermono hanno uno stile di guida che fa paura, perché nella S veloce intanto vediamo la partenza per Giovanni, che con la sua panigale mi ha dato, l'ho visto passare a sinistra, ho fatto dove vai qua, infatti ho detto no, nel senso dire, motorone insomma la partenza, in partenza, gran partenza di Leonardo, quando c'è il motorone Giovanni, la partenza è agevolata ovviamente, però poi vedi si è perso un pochettino qui nella parte guidata in uscita dal primo curvone. Comunque la situazione era particolare del circuito, io ne stavamo parlando anche con degli amici, intanto vediamo in super slow motion, e la temperatura molto bassa ha portato sicuramente a lavorare le gomme in un'altra condizione, e era tutto un po' più lento, molto più lento, erano circa un secondo e mezzo più lenti del normale, no? Di una condizione standard. E... gomme nuove tra l'altro. Sì, gomme nuove, questo è uno slow motion che non so se è stato preso, è stato preso in gara, questo è uno slow motion che è stato preso in gara perché appunto lo vediamo. Beh, ma d'altronde appunto anno di approccio la PDB per Leonardo Per Giovanni, necessariamente un po' ci di... sta. Deve, comunque qui dobbiamo fare tutti quanti esperienza. Ecco appunto anche il Dario Rossi, nella sua prima, lui è proprio rookies, no? È stato di questa Cervesina, con una, anche lui ha un SV 650, seguito anche lui da Ezio. Sì, sì. Beh, ma tornando a dire immancabile Massimiliano, volta, esatto, diciamo, a proposito dalla Sardegna, lo ricordiamo ogni volta, insomma, sta sempre non in pole vera, però comunque è sempre uno di quelli. Beh, l'anno scorso ha quasi strappato il titolo di rookie, no? Beh, per cui, insomma, quest'anno se l'è giocata, o quest'anno c'ha la moto nuova, quindi insomma vediamo anche crescita. Ecco Bernardi, bella postura, molto raccolto, cattiveria da parte di Fabio Bernardi, sì, 1,70, sì. E dicevamo prima, nonostante è andato sia forte tranquillamente, Gualandi è abbastanza indietro rispetto a lui per quanto riguarda il diretto a bellissimo 998 di Pino, rimane, che sì, dire, a 998 di Pino, esatto, rimane comunque più che mai voglioso di andare avanti. Intanto primi doppiaggi per noi, siamo oltre la metà della gara, esatto. Milano che passa Leonardo Pier Giovanni in questo momento in tutta scioltezza, buono anche il comportamento chiaramente, sì, di sì, Leonardo. Sì, sì, vediamo qui Ezio con un supermono, ovviamente veloce, Ezio, Ezio, beh, la sua moto comunque lo ricordiamo, è una leggenda, quindi è 744, esatto, 744, da dire che è una moto che è una bella moto, ha avuto a seguire con 102 valvole, sì, in maniera ovviamente importante, quando c'era Franco Cristiano ha rischiato il titolo. Bob Rock. Dicevamo, no? Parlando con Piero Roma qualche giorno fa in occasione del Moto Social Club, come l'eventuale approdo di Piero col 744 veramente metterebbe a rischio la leadership. Sì, il prossimo anno già ho sentito, intanto vediamo esatto che si apprestano nelle fasi di doppiaggio il gruppettino inseguitore di Ivano, che comunque è sono dietro. Passati sia dall'aglio, vediamo, che eccoli là, sì, eccoli là che sfilano. Dicevo, ci sta un po' un rimescolamento di carte, mi hanno detto, per il prossimo anno vediamo. Rimescolamento e crescita, perché appunto assolutamente tanti, assolutamente i gradi interessati al trofeo, vediamo poco cosa accadrà e soprattutto come si evolverà il discorso calendario. È bella questa cosa però dei cambi di categorie, perché ti fa capire che comunque nonostante tutto uno vuole provare altre situazioni, altre moto, altri mezzi, altri motori, quindi cresce, mettendosi in gioco anche, no? Assolutamente, cresce veramente a pagare in pista, perché pensa un po' Piero Roma con Marco Dall'Aglio quanto ci possono far godere, no? In termini di battaglie, già quest'anno, nonostante una moto leggermente meno performante, sicuramente leggera, ma meno performante di quella Marco Dall'Aglio, c'è stato il discutere, figura di star track, no? Quando le prestazioni saranno più similari. Beh,
intanto io... diamo un'occhiata rapida a quello che accade al settimo passaggio con Pigliacelli sempre più largo, sì. Largo ormai. Beh, comunque soldati. Dietro se le stanno dando. Di Roma, bel duello, Bernardi di dietro che segue, Rovelli non è da meno. Rovelli qualche cosina ha perso in termini di passaggi, sì. Sul giro, sì. Raimondi, primo supermono, qui delle sue spalle Agostino, il bolognese al momento è ottavo, segue De Marco, Bernarelli decimo, potente per lui, quindi Scagnetti, Maiola, Colombi, Gualandi, Lazzarini, Scassa, Frey, Rosbock, Mori, per quanto riguarda i piloti fino al 19esimo transitati. Sì, la grafica ci dà fino al 19esimo. E abbiamo poi a seguire appunto Rossi, Porta e Leonardo Pier Giovanni per quanto riguarda i piloti. Sì, ci sta anche pista. Greco, però vabbè, lo so che non è importante. Greco anche, però... giustamente, hai ragione, non ci fa niente. Non c'è problema, vediamo qui. Greco e Ceci, tra l'altro, giustamente. Oh, vediamo un attimo, Fabio Bernardi dietro a Dall'Aglio, se non sbaglio. Sì. Dietro a Dall'Aglio. Ma Rovelli perde ancora posizioni anche per lui. Nel frattempo appunto qualche nota per quel che riguarda Ceci, che citavamo poc'anzi, problemi alla visiera per lui. Mamma mia, necessariamente, sì. Rallenta. Guarda, Vino monoguota, non gliene frega niente, no, perde tempo così, sì. però è scenografico. Indubbiamente scenografico. Dicevo, piace, bellissimo, no? Che Fabio si è fatto una gara dietro a Dall'Aglio e a Pino, che deve essere sicuramente stata una bella emozione, no? Perché comunque è anche molto formativa, no? Stare dietro a un pilota come Marco Dall'Aglio, che ti fa vedere realmente dove mette le ruote. Grande esperienza, sì. Attenzione, c'è stato un sorpasso di Piero Roma a Bernardi, con la gambetta che gli stava dicendo chissà che cosa, tipo attaccati, basso, oppure vattene a quel paese, chissà che gli stava dicendo, basso, vediamo un po'. Non ce n'è per nessuno, quindi Piero Roma, gran gara ancora una volta, sì. Per il pilota in forza Ross Motorini, sta sempre là davanti, giustifica ovviamente il con la sua leggera, ricordiamo la leggera che sta lì davanti, attenzione qui, prova. Bernardi fa sentire il suo motore, testa stretta alla leggera ovviamente, ma potrebbe rientrare? No, non sembra che gli ha fatto la comoda staccata di Piero. Vediamo. Beh, veramente più agevole nel fatto della staccata, sì. Più leggera, quindi riesce a entrare molto più veloce. Guida diversa rispetto sicuramente a quella di Bernardi, anche per un discorso di motore oltre che di mezzo. Ancora l'inquadratura tutta per Ivano Pigliacelli e quindi ecco Greco. Ancora con Ceci, mezza gara così. Sì. Bella gara. Il duello e con lui che aveva problemi, ma adesso dirò la mia solo con uno che può avere problemi. No, è vero, il problema è che l'Aprilia di Ceci, il motore c'è, eccoci qua, e mentre la leggera purtroppo nel rettilineo contro i 130 perde un po' in rettilineo, però guadagnavi in termini maneggevolezza, indubbiamente sì. Infatti voglio ricordare che la categoria leggera è una bellissima categoria e permette un divertimento molto, diciamo, spensierato tra virgolette, perché hai gomme che vengono consumate comunque poco, il discorso gestionale sicuramente inferiore, una moto maneggevole. Ma torniamo al discorso sempre un po' al discorso della tanta cavalleria contro la poca maneggevolezza, no? Mm-hmm. Per cui sono scuole di pensiero diverse, ma sicuramente la leggera è una categoria stupenda, sì. Appunto tra alti e bassi direi che avrà sicuramente, sì, grazie, sì, anche ciao. All'impegno di persone come Ezio, un grande andiamo qui per Ceci volta in penna Ivano, sì, è passato Ivano, ha passato Greco e impennato, sì, chissà che vuol dire, gli stavo a fare proprio da tappo. Vediamo qui Bernardi con Roma con Dall'Aglio, no, sono andati avanti, non vorrei che fosse un doppiaggio in questo momento, credo che sia un doppiaggio, aspetta, perché Roma mi sa che è rimasto dietro la grafica, o a meno che non è quello, non si riesce a capire. Adesso abbiamo, ecco, forse abbiamo un quadratura in questo momento, no, perché questi siamo io e doppiaggi, quindi è probabile che Bernardi prima sia stato un po' involto in un doppiaggio, e siamo in stessa ultimo tiro, ecco ormai il momento dell'alloro. Vediamo Ceci, se Ceci mi riprende, vediamo un po'. No,
rimasto. Questo è il momento appunto del problema per Alessandro Ceci, noi aprile al numero 231. Peccato per lui, Bernardi per Rovelli, con fase di doppiaggio. Sì. Diciamo un weekend un po' travagliato per più di qualcuno, anche Rovelli col tema del disco posteriore. Bello però quanta strada fa il motore testa stretta, è veramente un capolavoro, io lo stavo dicendo pure. Capolavoro anche di Fabio, perché veramente Fabio in questa sua cavalcata. Quest'anno ha fatto un bellissimo lavoro con la sua 999. E quindi non era un doppiaggio prima, perché Roma vedi ha preso un po' il largo anche nei confronti di Fabio e lì davanti. Siamo veramente all'epilogo, ultime curve per noi, sì, con Pigliacelli saldamente in testa, non andrà a creare problemi per quanto riguarda il titolo, ormai saldamente appunto nelle mani del rivale, ma... Poi abbiamo il gruppettone anche di mezzo con Vernarelli, con Raimondi, Lustini, De Marco, Scagnetti, Vernarelli, Maiola, Colombo e Gualandi. Ma Vernarelli anche lui la potente, ha cambiato uno di quelli qui, attenzione, problemi per porta che va addirittura sul verde, quindi problemi molto probabilmente alla moto. Problema alla moto, sì. Però tranquillamente prende, sì, si accosta problema tecnico in porta, sì. Vediamo intanto Ivano come porta la sua BRT prototipi in monoruota, e quindi per lui conclusa l'ultima gara. Poi chi c'è dietro? Per lui, doppiato, eccomi qua. Ok, con la Tamburini, non col Guzzi questa volta. Sì, sì, ma Guzzi deve tornare assolutamente, quindi alle spalle di Ivano va a chiudere dall'aereo, ecco, tutti quanti conferma dietro. Di essere il più veloce della categoria. In terza posizione, gran gara anche da parte di Piero Roma, un po' affatto. Rovelli ha perso un po' terreno, avrà avuto un problema tecnico molto probabilmente anche lui. Ci diciamo il disco posteriore, Nicolas Rovelli, Guzzi chiude in sesta piazza, ma devo dire stagione assolutamente impeccabile per lui. Anche De Marco tornato dall'incidente di Varano, ricordiamo, è caduto a Varano e ha cambiato categoria adesso. E quindi anche lui presente qui. Vediamo Vernarelli, Maiola. Ecco Maiola con il Monster, Pani Monster che c'ha il codone. Quella sì, è una moto del mitico Barry, che salutiamo tanto, nostro amico Barry Rivellini. E questo è Rossano Gualandi, bellissima motocicletta anche per lui. Molto e poi curata, abbiamo, molto sì, curata. Molto curata per il prossimo anno. Abbiamo i Supermono qui comunque pure, che sono molto molto curati. Belle moto, peccato che appunto una categoria da sempre ricca di numeri per quanto riguarda i mezzi d'Italia, ma in pista faticano ad arrivare, grazie all'attività messa in pista dal MES, da Filippo Del Monte, hanno un loro spazio, noi siamo ben felici appunto di condividerlo. Beh, abbiamo condiviso quest'anno con la Leggera e la Leggenda in più di un'occasione, poi in quest'ultima gara tutti insieme, ma ripeto, per motivi organizzativi era quasi obbligatorio, no? Il tempo non si sapeva, sì, tante situazioni per cui noi abbiamo chiuso così. Sicuramente il 2020 che ci aspetta sarà comunque un grande 2020 andato, speriamo che ce lo leviamo, esatto, il prima possibile, e speriamo che tutte le novità che stiamo portando per il 2021 piacciano ai nostri appassionati, e sicuramente ci terremo informati, e quindi un buon fine 2020, arrivederci al 2021. E complimenti ai campioni della BDP e del Supermono, ovviamente anche. E Supermono. Ciao a tutti. Quante emozioni, Ivano? Beh, dai, sì, siamo contenti perché alla fine una vittoria ripaga tutti i sacrifici che si fanno per venire qua. Comunque sia, l'importante certamente è divertirsi, però sai, la vittoria è sempre un gusto particolare. Quindi soddisfazione da 1 a 10, 10? Dai, soddisfazione 10, sì, possiamo dire siamo contenti di 10, il valore 10 va bene per tutti. Noi vogliamo chiudere questa stagione dei BDB finalmente potendo intervistare personalmente il presidente. Dici tutto. Grazie Nilo, carissimi, come sempre. È stata alla fine una bella gara.
l'abbiamo portata a casa. Per me è stata la gara più bella della stagione, perché ho avuto una stagione abbastanza a livello motoristico complicata, però mi sono molto divertito, sono rimasto. Poi c'era Ceci che c'ha l'Aprilia e stavo lì, lo vedevo che era impacciato, ho detto vabbè, oh, io non si offenderà, provo, e niente, quindi insomma sono stato bene, ci ha tenuto il tempo, quindi siamo fortunati, siamo stati, tutto perfetto, voi siete impeccabili, organizzazione dei Trofei Modestate sempre superiore, e saremo sicuramente stracontenti di continuare questa bellissima collaborazione con tutti quanti per il 2021. Dai, e speriamo che sto Covid, cioè... E soprattutto grazie, perché grazie a voi e alla vostra categoria riuscite veramente a scaldare l'evento Moto Estate. A trasmettere la passione. A trasmettere la passione. Chiudi tu. Ci proviamo, e questo è la nostra proprio... il nostro punto di forza. Venite a correre con noi, ma anche con i Trofei Modestate. Se avete un bicilindrico noi siamo più contenti, però ovviamente ce ne sono anche altri da altre parti, però noi abbiamo questa prerogativa, la passione prima di tutto. Portare a casa il risultato è una cosa che ti fa stare meglio, però comunque la passione è lo stare insieme e condividere quello che ci piace. Le moto a due cilindri meglio, gas.